Ora svolgiamo questo esercizio numero 10, che si risolve in modo molto simile al video precedente. Qui con Audacity è stato catturato il profilo locale dei battimenti prodotti da due diapason, di cui uno è appesantito e l'altro invece no, suona il La 4 440 Hz. Dall'analisi di questa figura c'è da dedurre la frequenza del diapason appesantito. Ricordiamo quello che abbiamo visto nel video precedente, lì i due diapason erano 407 e 440 Hz, naturalmente il 400 Hz era quello appesantito, infatti vibra con meno frequenza, era appesantito con due pesetti in cima. Abbiamo visto che la differenza tra le due frequenze, 33 Hz, è la frequenza dei battimenti, cioè possiamo ascoltare 33 battimenti al secondo, quindi 33 trrr. E abbiamo visto anche che ascoltando il suono emesso dai due diapason contemporaneamente, cioè il suono sovrapposto dei due diapason, ci sembra un'unica nota di frequenza pari alla media aritmetica delle due frequenze, quindi la media aritmetica dei due diapason è come se fosse un'unica nota da 423,5 Hz. Ora dobbiamo utilizzare gli stessi concetti e applicarli al nostro esercizio. Procediamo quindi in questo modo. Noi sappiamo che la frequenza dei battimenti è la differenza fra le due frequenze. Se noi dalla figura riusciamo a ricavare la frequenza dei battimenti, possiamo quindi ricavare la frequenza del diapason più lento. Questa è la figura dell'esercizio e il periodo di un battimento è questo. Noi potremmo misurare il periodo del battimento, per esempio utilizzando quattro periodi, quindi da qua la parte evidenziata fino a qua, oppure anche utilizzandone soltanto due, da qui fino a qua giù. Quindi una volta trovato il periodo del battimento, facciamo la formula della frequenza, quindi reciproco, e così troviamo la frequenza dei battimenti. Questa è la stessa figura dove io ho tracciato delle linee per effettuare le misure. A me sembra che le misure più comode, più precise siano cioè questo istante di tempo e quest'altro istante di tempo, quindi sono due istanti di tempo separati da un intervallo che corrisponde a due periodi di battimenti, cioè a due battimenti in pratica. Qui ho ingrandito la figura e l'istante finale dell'intervallo è questo. Ho anche provato a riportare qui dei trattini per misurare meglio, quindi qui c'è 0,800 secondi, 0,805, 806, 7, 8 e potremmo approssimare, arrotondare questo istante di tempo come 0,809 più o meno. Poi passiamo a sinistra all'altro istante di tempo che era questo qua, che è circa 0,749 secondi. Dunque 0,809 meno 0,749 secondi. Questo intervallo di tempo corrisponde a due periodi. Quindi un periodo di battimenti è la differenza diviso 2, cioè è circa 30 millesimi di secondo. Facendo il reciproco del periodo di battimenti otteniamo la frequenza dei battimenti è circa 33 Hz. Ma noi sappiamo che la frequenza dei battimenti è anche la differenza tra le due frequenze dei due diapason. Quindi vuol dire che i due diapason differiscono di 33 Hz. Ma se un diapason è 440 Hz, l'altro è 33 Hz di meno. Quindi la sua frequenza F1, che è la nostra incognita, è 413 Hz. La stessa cosa si ottiene algebricamente facendo la formula inversa. La differenza di frequenza la conosciamo ed è 33 Hz, l'abbiamo appena calcolata. Quindi con la formula inversa ricaviamo F1, 440 meno 33 Hz, 413 Hz. È riassunto in questo disegno, noi sappiamo che il diapason che oscilla con più frequenza è questo, sappiamo che c'è una differenza di 33 Hz tra i due diapason, quindi basterà togliere questi 33 Hz per conoscere la frequenza del diapason appesantito, 413 Hz. L'altro modo per calcolare la frequenza del diapason appesantito è ricordare che i due diapason che suonano insieme sembrano suonare un'unica nota di frequenza pari alla media aritmetica delle due frequenze. Anche in questo caso la frequenza media la ricaviamo dalla figura e poi con la formula inversa ricaviamo la frequenza del diapason appesantito.
Frequenza media significa come se non ci fossero i battimenti, ma fosse un'onda armonica e il periodo è questo tra due picchi vicini. Prendiamo quindi la figura con le linee. È meglio evitare la parte dove il battimento, l'ampiezza diventa zero, perché non è chiaro qui i periodi come vanno presi. È meglio che restiamo all'interno di un singolo battimento, quindi potremmo prendere non un periodo solo, che la misura è poco precisa, ne prendiamo un certo numero, per esempio da qui fino a qui e sono 9 periodi, oppure da qui fino a qua e sono 10 periodi. Proviamo a fare il calcolo con 9 periodi. 9 periodi sono l'intervallo che va da questo istante a quest'altro. L'istante finale, vediamo che valore è, 0,750, 7,55, qua più o meno c'è 0,759. L'istante iniziale invece è esattamente a metà strada tra 0,735, che sta qua, e 0,740, quindi sarà 0,7375. Quindi per misurare un solo periodo dovrò fare 0,759 meno 0,7375, che è questo intervallo, e poi dividere per 9. In alternativa, se voglio usare 10 periodi, l'istante finale è circa 0,7615, quindi dovrò fare 0,7615 meno questo 0,7375 e dividere questo intervallo in 10 periodi. I due calcoli sono mostrati qui, questo è fatto con 9 periodi, quest'altro è fatto con 10 periodi. I risultati sono molto simili, 2,39 millisecondi nel primo caso, 2,40 millisecondi il periodo della nota emessa nel secondo caso. Le frequenze sono gli inversi dei periodi, quindi invertiamo questi due numeri e otteniamo o 419 Hz o 417 Hz, visto che abbiamo usato due procedimenti diversi per misurare il periodo, facciamo la media, è come se la frequenza media fosse 418 Hz. Quindi torniamo alla nostra formula, sappiamo che la frequenza media è come una nota da 418 Hz, sappiamo che il diapason F2 ha questa frequenza qua, con la formula inversa che è questa, ricaviamo la frequenza del diapason appesantito, quindi dobbiamo fare due volte 418 Hz meno F2, 440 Hz, e qui il risultato non viene tanto bene, 396 Hz. Graficamente abbiamo fatto questo calcolo qui, sappiamo che il valore medio è 418 Hz, l'abbiamo calcolato qua, sappiamo l'estremità destra dell'intervallo delle frequenze 440 Hz, dove si troverà l'altra estremità dell'intervallo, quindi la frequenza F1, basterà calcolare quanti Hz di differenza ci sono tra il centro dell'intervallo e l'estremo sinistro, sono 22 Hz, e poi togliere altri 22 Hz, quindi 418 meno 22, troviamo 396 Hz, che è la frequenza del diapason appesantito. Il risultato viene un po' in disaccordo con quello trovato prima, 413 Hz, cioè prima c'era venuto che il diapason appesantito aveva questa frequenza, invece adesso il diapason appesantito sembra avere quest'altra, quindi questa discrepanza è imputabile alle imprecisioni nelle misure che abbiamo effettuato. Io personalmente ritengo meno affidabile questo secondo metodo, questo fatto con il valore medio delle frequenze, e al contrario ritengo più affidabile questo fatto con la frequenza di battimento, cioè con la differenza tra le due frequenze. Comunque è sempre meglio svolgere entrambi i procedimenti e nel caso di disaccordo io preferisco poi affidarmi più al primo, che ritengo più attendibile.